pistone secondo me è peggio di lui. Ma allora punta più brutto. Se non lo stoppo lo faccio ripartire. Come sei, Francesco? Vai! Io, uno davanti, uno dietro, qua sono troppi, eh! Ma pensa che è arrivata su persino in città nord, eh! Ieri sera? Chi della gang? Fantasy! Strada dei Ciossi! Sovenigo, la giornata è migliorata, si è scaldata già, dai meno 2, adesso andiamo a fare un bello sterrato che ci condurrà sulla sopra Zocco. Noi stiamo facendo la scopa perché sono già tutti avanti. Questa idea di fare una discesa, cioè la discesa più brutta della Gravel Tennessee in salita, veramente è degna solo di una persona e non nomineremo chi è il Pisacol. Siamo qua in mezzo ai Viet Cong di nuovo e là eccolo Francesco che sta spuntando. Allora, ricordo questo pezzo di sopra Zocco fatto per la prima volta al contrario alla Brescia Gravel per 100 km intorno a tutta la bassa, poi fatto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, alla Val Zulen Fest di inaugurazione del negozio dei Triumplina ed ora in questo GOG, G-O-G, Gang of Gravel. E punta sasso. Siamo a Salò, vicino al cimitero. Ma guardate che belli cipressi che sono. Ripresa panoramica al golfo di Salò nella sua intierezza. C'è chi va a Porta Portese, chi a Porto Portese. Allora, la Gang of Gravel la diamo per dispersa perché sono tutti dei fenomeni, sono andati forti. Io ero in coda a fare la scopa, ne ho dietro ancora 3 o 4. Qua siamo a Punta San Fermo comunque e sono qua col mio amico Francesco, compagno ormai di mille avventure. Siamo qui da Ottociclo. Volevate vedere degli ulivi? No, perché siamo in Val Tennessee e questo è il tipico uliveto della Val Tennessee che guarda verso sud, verso il lago con le cornacchie. Spettacolo in una giornata così. Adesso aspettiamo che passi Francesco e così diamo un'inquadratura anche con un ciclista in mezzo che c'ha sempre il suo perché nel gravel, no? Deve far vedere che c'è qualcuno, no? Pizza è. Siamo negli uliveti sotto la rocca lì a sinistra, stiamo per raggiungere Punta Sasso, ora qualche centinaio di metri di carrabile, poi entreremo sui sassi e lì a piedi saliamo in cima. Si parlava del tratto hike bike, vi faccio vedere solo gli ultimi 5 metri del hike bike di 5-10 minuti che abbiamo fatto. Vabbè, questa è Sasso, questa è Sasso, l'ha offuscata la penisola di Sirmione,
Monte Baldo, isola del Garda, isola dei Conigli, spiaggia di Pisenze, lago caraibico e la rocca. Insomma, quelli della gang li abbiamo incrociati adesso, sono appena stati su, hanno fatto la foto e sono ripartiti. Mancano ancora l'appello 3 o 4 che sono dietro di noi. Boh. Siamo qua in mezzo al boschetto del Sasso. Sì, eccoci in mezzo al campo sotto al Sasso, direzione Porto Dusano, perché c'è stato già il Sasso e adesso andiamo giù al porto, era giusto. E stiamo facendo questa muschio verde che attraversa Soiano in mezzo alla campagna e va verso Moniga, strada semi asfaltata, sconosciuta ai più. Stiamo entrando in quella parte di Val Tenesi molto fake Tuscany. Guardi, la mucca, i cipressi, i pioppi. Ed eccoci qui al castello di Potenghe, meta di innumerevoli gran fondo. Su! Sì, esatto. Sì, eccolo qua il castello. C'era una volta un lago, poi arrivò la foschia e il lago sparì. Celebre erta del Calvino, non è che è un'erta. E qui è proprio fake Tuscany comunque, adesso siamo in ombra ma appena arriviamo nel viale degli ulivi è proprio... Ed eccolo, il viale degli ulivi. Fake Tuscany! In fondo l'abbazia di Sant'Antimo, ah no! Il celebre campo post Calvino, dopo la sbarra, sempre interessante questa zona, anche nella foschia. Ormai arrivati nel punto più alto, iniziamo a scendere verso il castello di Grugolo. E poi siamo praticamente arrivati. It's the end of the GOG, Gang of Gravel Ride on to Punto Sasso, l'altra sbarra di uscita. Allora, la traccia del GOG è finita, sono le due, ora Francesco se ne va all'auto e io me ne torno a casa, gli altri erano avanti.